con Bentancur in regia, Bernardeschi favorito su Rabiot. Atalanta, ballottaggio Ilicic-Muriel. Milan con Duarte dal primo. Toro con Belotti da Zaza 29 ottobre, 9 e 19, Milano è scattato alle 19. Coanticipo tra Parma e Verona, la decima giornata di Serie A. E alle 21 l'Inter è impegnata a Brescia. Un turno infrasettimanale che molte squadre sfrutteranno per cedere chance a chi ne ha avute di meno, e dunque particolarmente difficile per i magic allenatori. Brescia-Inter, oggi, ore 21 Napoli-Atalanta, domani, ore 19 Napoli-Ballottaggio Lozano-Mertens per affiancare Milik in attacco. Manolas non recupera e lascerà dunque spazio al rientrante Maximovic. Un dubbio anche a sinistra, con il recuperato Mario Rui che insidia Luperto. Insigne in vantaggio su Zielinski come esterno di centrocampo. Atalanta più castagne di Hatebur a destra, Gosens sulla sinistra. Ilicic è favorito su Muriel per completare l'attacco, dove sembrano sicuri, posto Malinovskyi e Gomez. A metà campo torna Freuler, mentre in difesa Kerè in vantaggio su Masiello. Cagliari-Bologna, domani, ore 21 Cagliari-Cepitelli non convocato. Marana sembra orientato a fare ampio turnover, in particolare a centrocampo. Potrebbe beneficiarne Rogan. Ballottaggio Ioniz Hernández, con il secondo favorito. Sulla destra dovrebbe partire Cacciatore. Bologna 3 i ballottaggi, Danilo De Anuil. Schoutens Bamberi e Poli Gemaili, con i primi in vantaggio. La squadra di Mihajlovic deve fare a meno di Tomiyasu, Medel, Deix e Destro. Orsolini torna dal primo punto Juventus-Genoa, domani, ore 21 Juventus dopo il turno di riposo a Lecce, torna Cristiano Ronaldo, in tandem con Dybala. Anche perché Higuain risente ancora dei postumi del colpo preso a Lecce ed è, in dubbio. In assenza di Pjanic, la regia sarà affidata a Bentancur, affiancato da Khedira e Rabiot. Sarri dovrebbe far rifiatare uno De Ligt, dentro Demiral. Danilo potrebbe prendere il posto di Alex Sandro. In porta Buffon. Genoa Thiago Motta conferma Gomez esterno offensivo e punta su Agudelo, che se la gioca con Cassata, per prendere il posto di Lehrager, infortunato dell'ultima ora. Il dubbio è tra Ghiglione e Biraschi, con il primo in vantaggio. Lazio-Torino, domani, ore 21 Lazio Luis Felipe e Marušić rientrano, e rimpiazzano Patrick e Lazzari. Immobile affaticato, lui, Caicedo e Correa in corsa per due maglie. A centrocampo, più Parolo di Leiva. Torino-Mazzarri, squalificato, ripropone il 3-5-2, con Zaza al fianco di Belotti. In difesa c'è Lianco. I dubbi a centrocampo, Laxali in vantaggio su De Silvestri, Meite su Baselli. Sampdoria-Lecce, domani, ore 21 Sampdoria-Ranieri, conferma il 4-4-2, ma è alle prese con un paio di acciacchi dell'ultimo minuto, Gabbiadini e Murillo. L'attaccante sarebbe sostituito da Bonazzoli, il difensore da Ferrari. A centrocampo. Spazio a Ekdal al posto di Bertolacci. Lecce è possibile un cambio sulla destra, dove Rispoli dovrebbe rilevare Meccariello. Rivoluzione in attacco, con Falco, la Padula e la Mantia. Sassuolo-Fiorentina, domani, ore 21 Sassuolo-Traoré è in vantaggio su Djuricic e De Frel per il posto da trequartista. Caputo torna al centro dell'attacco, al fianco di Berardi. Obiang tra Duncan e Locatelli, favorito su Magnanelli a cui è stata tolta la squalifica per bestemmia. Fiorentina-Montella, che è stato fermato dal giudice sportivo e sarà sostituito in panchina, da Caccia, vira sul 4-3-3 convenuti, in ballottaggio con Ceccherini, ed Albert Terzini, il ritorno di Benassi per Badele Sottil nel tridente con Chiesa e Boateng. Favorito su Vlahovic. Udinese-Roma, domani, ore 21 Udinese e Samir torna nei tre in difesa al posto di Opoku, squalificato. A sinistra c'è Sema. Occasione per Wallace, mentre, in attacco. Il partner di Okaka dovrebbe essere Nestorovski. Roma Under torna in panchina dopo il lungo stop. Fonseca ritrova Kluivert, squalificato contro il Milan. Dzeko sarà supportato da Perotti, e Zaniolo, con Pastore che potrebbe tornare in panchina. A destra riecco Florenzi. Milan-Spal, giovedì, ore 21 Milan probabile turnover per Pioli, anche per dare una scossa alla squadra. Biglia e Benasero in ballottaggio, con Duarte sulla destra al posto di Calabria. Suso favorito su Castigliejo e Rebic in attacco accanto a Calhanoglu e Piontek. Panchina per Paquetá, c'è Bonaventura. Spalpaloschi, Mancini e Floccarissi contendono una maglia in attacco, con il primo favorito.
Semplici potrebbe far partire Kurtic dalla panchina e rimpiazzarlo con Murgia. Copyright, riproduzione riservata Let's Block Ads.